lungo cercato il secondo gol dopo quello di Manto, oggi l'hai trovato, una partita bellissima in cui fino alla fine non avete mollato. Sì, ho avuto tante occasioni per segnare, me le sono mangiate, poi tante volte venivo marcato a uomo e ho fatto difficoltà a trovare il pallone. Oggi, grazie anche a un blocco di Perrotta, sono riuscito a segnare e sono contento. Insomma, immagino che gli avversari ormai abbiano imparato che tu vai su e che quindi sei potenzialmente molto pericoloso e che i gol quando hai l'occasione li fai. Sì, sì, infatti ogni partita mettono uno a uomo e faccio difficoltà ad andare a saltare, però col lavoro di squadra oggi mi sono liberato e gol. Grande partita comunque di tutti, poteva finire 2-2 con quel gol preso Beffa alla fine del primo tempo e poi i pari della Provercelli all'87esimo, ma l'ultima inviata è stata la vostra. Penso che la vittoria, oltre a essere bellissima così, sia, non voglio dire meritata, però loro fondamentalmente ci hanno messo poco in difficoltà a livello di occasioni. Noi abbiamo smesso di giocare, questo va migliorato, però loro alla fine... Cioè è stato un primo gol fortuito, il secondo è rimbalzato, quindi non meritavamo secondo me il pareggio. E poi meno male che Palombi ha fatto gol, siamo contentissimi. È una grande reazione perché insomma non è facile dopo aver preso il 2-2 all'87esimo avere la forza per andare a fare il 3-2 al 95esimo. Una bella reazione corale che indica insomma che il lavoro che state facendo è importante, che anche di testa state maturando. Mentalmente quel gol secondo me ci poteva ammazzare, invece... Abbiamo avuto una grande reazione, una bellissima azione, proprio da squadra spensierata e gran gol, quindi bene. Avete avuto la pazienza, esatto, di andarvi a ricostruire quell'azione, non di buttare avanti i palloni senza pensare, quindi è stata la vostra forza. Sì, sì, infatti hanno fatto una grandissima azione i compagni, e è stato bene, è giusto. Oggi è rientrato anche Perrotta lì dietro, mancava Belli, però insomma la difesa, al di là di questi due gol, insomma fino a... due partite fa, fino alla partita scorsa, scusami, è la miglior difesa, però continuate a tenere alto l'onore. L'importante è vincere le partite, anche se vinciamo 3-2, 4-3, l'importante è vincere, far punti, quindi l'importante è facciamo sempre un gol più degli altri, poi ben venga se non ne prendiamo, però vincere è l'unica cosa che conta. Anche il mister alla fine ha detto, sono orgoglioso di questi ragazzi. Vincere così è veramente emozionante, forse non si può capire da fuori, però è un'emozione forte, bella. Vuole anche darvi forza per andare avanti ancora meglio, no? Perché fosse arrivato il pareggio magari poteva essere un momento di scoramento, invece così prendete ancora più energia. Ovviamente, come ho detto mesi fa, vincere aiuta a vincere, quindi dobbiamo continuare così. Hai una dedica per il tuo gol? Sì, lo dedico alla mia ragazza che più e più volte me l'ha chiesto oggi, è arrivato il suo turno. Si chiama? Giorgia. Allora il gol è dedicato a Giorgia. Sì, sì. Grazie. Grazie a voi.